Siamo alla Cricca, abbiamo qua Hermes Del Grosso, il direttore della rivista tematica Il Contesto. Quale sarà il tema del prossimo numero? Beh, dopo lunghe discussioni siamo giunti a una conclusione ovvia, che è il problema dell'umidità in Brasile. Ma perché l'umidità? Perché l'umidità? Perché i capelli asciugano a stento, i panni... Beh, è un casino con i panni, cioè, i panni o è un asciugatore o un phon, oppure comunque rimangono bagnati a lungo. E poi abbiamo già pensato molti approfondimenti. Giulia, tu cosa pensavi? Per esempio, un sociologo per studiare l'effetto sull'umore delle persone, irritabilità, violenza, criminalità, questo genere di cose. Ma abbiamo anche il messaggio di solidarietà da parte di Mariele. Cosa vuole dire ai brasiliani? Li aiuteremo, parleremo di questo problema. Come pensate di risolvere il problema dell'umidità in Brasile? Ne parleremo sul processo che si risolverà. Lei cosa ne pensa dell'umidità in Brasile? I miei capelli brasiliani, non siete soli a patire del problema dell'umidità. Ugo, l'umidità? Il problema sono anche i cibi, come vengono, come possono influire sulla dieta delle persone. Umidità? Un bel problema. Che lo cuenta. Il Brasile, allora. Un saluto ai brasiliani. Ah, qua il presidente dell'associazione Onlus Il Contesto, che si occupa proprio di problemi legati all'umidità. Sì, qua l'umidità è un problema gravissimo. Posso solo dire che questo bicchiere un minuto fa era vuoto e per l'umidità si sta riempiendo progressivamente. Di dirlo. Vice direttrice del Contesto, no, oltre che segretaria della neonata associazione. No, non sono segretaria. Un saluto dalla segretaria. No, no.